questo rapporto di amicizia molto bello, spontaneo, disinteressato, nell'assoluta trasparenza, eppure ripetiamo sempre le stesse cose, però Luca, però quello, però quell'altro, è Massimo, cioè io non ho nulla di incompatibile con Mirabelli, innanzitutto perché io e Massimo siamo ottimi amici e ritengo Massimo un direttore sportivo altamente competente, e io non lo sono, perché io non sono un direttore sportivo, né un direttore generale, io ho fatto il dirigente e l'ho fatto con tanta passione verso il Cosenza, perché mi sento un grande tifoso del Cosenza, e da allora ad oggi ho accompagnato i dirigenti Mirabelli, Giuseppe Mangiarano, che saluto affettuosamente, salutiamo pure noi, e tutti gli altri, con chiacchierate tecniche, chiacchierate amicali, noi abbiamo fatto anche lo sponsor della squadra, e non è che ogni volta che io vado a vedere il Cosenza è perché chissà che, io sono tifoso, vado allo stadio, ci sono sempre andato, se eliminiamo quella parentesi di 5 anni burrascosi dove si avvicendava persone, dirigenti, dicevano adesso facciamo il calcio, adesso facciamo vedere, anche non voglio ritornare su quei discorsi, ma nel 2013 è uscito Pagliuso, adesso portiamo il Cosenza in Serie A, hanno fatto 5 anni di disgrazie, purtroppo. Ecco perché dico che bisogna ringraziare queste persone, perché hanno ridato la possibilità a Cosenza di parlare nuovamente di calcio. Questa è la verità. Poi, che io sia tifoso del Cosenza, che a me fa piacere portare il Cosenza in Serie B prima possibile, io porterò il Cosenza domani in B, innanzitutto perché la città lo merita, e ieri i messaggi della città sono stati straordinari, perché questa è una città che oggi può competere ai massimi livelli, perché non esistono piazze che presentano un palcoscenico come quello che ieri ha presentato il San Vito, né in C1 né in Serie B, e a parte le prime 10 di Serie A poi c'è Cosenza. Secondariamente perché io odio le ingiustizie e non ho mai accettato le azioni prepotenti. Il Cosenza era in B e probabilmente per tanti motivi, adesso non voglio dilungarmi su questo argomento, nel momento il Cosenza è stato abbandonato, lasciato in balia delle onde, si è perso lo spettacolo che con anni di grande sacrificio avevamo costruito, perché tutti quei calciatori di proprietà del Cosenza giocano oggi in Serie A, sono buon testimone, tutti. Io, né testimone, eppure Alessandro. Mi sembrava che il Cosenza venisse attaccato, venisse attaccato, e per me era una grande ingiustizia che il Cosenza subisse in quel modo. Quando ho cominciato a parlare con gli amici attuali dirigenti del Cosenza e ho visto il loro, la serietà, la competenza, la capacità, ho capito che era l'unica strada per ridare a Cosenza quello che gli competeva e quello che gli spettava. Quindi non ho fatto altro che appoggiarli nell'ambito delle mie possibilità, di sposarli, di unirmi a loro con grande amicizia, e il mio discorso si completa qui. Se poi, siccome l'attuale società ha sempre detto che vuole aprirsi, che vuole robustirsi, per provare a puntare al raggiungimento di obiettivi sempre più importanti, se ci saranno i presupposti perché io possa intervenire ufficialmente a quel punto, io non mi tirerò indietro, non l'ho mai negato, e quindi c'è poco da svelare segreti, ecco. Ma c'è la necessità che la famiglia... No, c'è anche una notizia. Aspetta, c'è la notizia, la notizia è questa, mi pare che la notizia... Vai Alessandro, ti dà la notizia Alessandro, dai. Tu che hai detto due cose per riassumere. Molto importanti, anche 8 minuti per riassumere. Le ha ufficializzate, siccome esatto. È persona seria e rappresenta la famiglia che ha garantito il più lungo trascorso del Cosenza in Serie B, non abbiamo alcun dubbio per mettere in discussione. Che per il momento Luca con l'attuale Cosenza non c'entra, B, che se c'è un'apertura del nuovo Cosenza lui è interessato. Mi sembra che ci siano due notizie, certo, a questo punto. Esattamente. Sentiamo Iole. No, ma mentre la prima... Hai visto che ti ho fatto parlare Luca Pagliuso? Hai visto che non ha detto le stesse cose? Non si è ripetuto, perché se prendiamo, diciamo, le repliche delle vecchie trasmissioni, questa sera ha aggiunto qualcosa. Iole è stata molto brava a preordinare. Ma perché qua, Alessandro? Grazie a tutti e due. No, mi vai Iole. La risposta A, come diceva Alessandro, sia quella un po' di sempre, che lui è sempre stato vicino a Mirabelli come semplice esperto di calcio. La B è una notizia. B è una notizia perché finora non mi sembra che abbia mai aperto con tale quasi certezza, insomma, ad un suo imminente rientro. È probabile.
Allora, sentiamo il nostro Alfredo Iuliano, vuoi aggiungere qualcosina? Ho detto fin dall'inizio che è necessario che... Vi do un minuto a testa perché abbiamo 5 minuti prima della pubblicità del 22. La competenza, la storia di questa famiglia si ritrapianti di nuovo nel tessuto sportivo, finanziario e se vogliamo etico, perché la famiglia Pagliuso ha rappresentato anche l'etica di far calcio in questa città. Si ritorni a parlare calcio seriamente, perché non solo la tifoseria, ma la città che è composta stratificatamente da tanti soggetti vuole credere in questo Cosenza, vuole ritornare allo stadio e non essere solo un'occasione come quella della promozione. Benissimo. Andiamo dal vicepresidente Pino Citrigno, lo vedo più rilassato, più tranquillo. E guarda come sorride, io l'hai visto? Adesso sei più tranquillo, no? Ma ero tranquillo anche. Siamo riusciti a far parlare Luca stasera, eh? Qualcosina in più l'ha detto. Ma guarda, ti fa piacere, fatto, cioè, il suo dire ti fa piacere. Guarda, avete fatto parlare Luca, ma io a Luca lo conosco bene da un paio d'anni. Io sono insieme ad Alessandro, lui dovrebbe ricordarselo, che alle 2 di pomeriggio lo abbiamo chiamato perché... Questo quanto tempo fa? 2 anni fa. Scarsi 2 anni fa. E io gli dissi che era giusto che la famiglia Pagliuso riacquistasse il marchio, perché in quell'epoca, in quel momento si parlava della famiglia dei fratelli Stangato, che anche, probabilmente che anche la nostra società doveva aspirare all'acquisto del marchio. Invece noi, la nostra società disse attraverso di me a Luca che era giusto che loro andassero al tribunale a riprendersi quello che era un qualcosa per cui avevano lottato per tanti anni. Io gli chiesi ufficialmente che però se ci riteneva degni di poterlo indossare, se era giusto, se riteneva giusto che quel marchio, quel lupo e quella sigla 1914 poteva essere sulle nostre maglie e nella nostra sulla dicitura della nostra società. E lui, mi ricordo che quel pomeriggio ha accolto immediatamente questa nostra richiesta, e penso che da quel momento noi con loro abbiamo avuto sempre un rapporto di fiducia reciproca. Quindi, cioè, quello che ha detto Luca per noi sono parole che già sappiamo da 2 anni a questa parte. Vuoi leggere, Pino, il titolo del Corriere dello Sport stamattina? Ma guarda, finalmente Cosenza, però ti dobbiamo finalmente dare è arrivato atto, all'obiettivo. Ma ti dobbiamo dare atto che è da 1 anno che ci riservi sempre il titolo a nove colori. È una diminuzio per me. Per me siamo formati agli articoli di... Per me è una diminuzio perché insomma i tempi dei Pagliuso c'erano 100 righe al giorno. Ho capito, ma voglio dire... Però dal tuo punto di vista ringrazio adesso. Voglio dire, Dio. Per parecchio tempo, dopo che qualcuno... Io volevo parlare dei media nazionali che finalmente cominciano ad interessarsi un po' tutti del Cosenza. Però ti dobbiamo dare atto che dopo che qualcuno... Grazie. Ha chiuso l'era Pagliuso in una maniera, diciamo, particolare. Per te sono stati 5 anni terribili, perché il 9 colone non sempre te l'hanno concesso. Tranne per dire che il Cosenza non aveva i soldi per partire o per... Alessandro Russo vuole aggiungere qualcosa, dicevo, dei media nazionali. Finalmente c'è grande attenzione, perché Rai Sport... Se dentro Rai Sport mi sembra di sentire un po' tenno, no? Rai Sport parla del Cosenza con lo stesso affetto come ne parla questa televisione, è una buona notizia. Il Corriere dello Sport ha questi grandi spazi, domani la Gazzetta dello Sport, ecco, c'è stato l'inviato Caruso oggi in città, Francesco, e domani la Gazzetta amico. Dello Sport dedicherà una pagina, quasi una pagina. Hai capito, Iuliano, al progetto Cosenza, ciò vuol dire che il Cosenza è rientrato meritatamente alla porta principale, laddove meritatamente deve ritornare, con molta modestia, molta prassi, che è quello che interessa, non dimenticando 2 cose, vai, chi siamo, da dove arriviamo e quello che vogliamo diventare, perché io credo che un po' di presunzione cosentina serve pure, perché noi vogliamo vincere, non ci basta pareggiare, credo. Alfredo Iuliano, allora... Non bisogna dimenticare che la promozione del Cosenza è anche la vostra promozione, perché lievitano di nuovo le credenziali di giornalisti che sono stati, ahimè, anche loro retrocessi, ne hanno pagato, nonostante la bravura, siano stati anche loro condannati nel purgatorio. E quindi ammenta per voi quello di essere più chiari,
più convinti, più vicini alla società, ma nell'analizzare con maggiore chiarezza i fatti sportivi e i fatti societari, perché ci siano indicazioni per la società. Quindi questo è non un legame ruffiano, che non è mai servito né alla stampa né tantomeno alla società. Chiarezza e linee nello stesso tempo di grande intellettualità che facciano anche, come dire, da finestra ai dirigenti del Cosenza. Ti faccio rispondere da Iolo, dai, prima della pubblicità. Certo, ne avrei di cose da dire, però io dico un questo. Un minutino che, ti posso dare? Sì, no, sono sinteticissima, per dire che comunque me li sarei risparmiati volentieri quei 5 anni, però devo dire una cosa, che non li rinnego, anzi, tutt'altro, perché è facile, ora siamo felicissimi, ritorniamo su palcoscenici ben generosi di riflettori e sono quelli dove non saremmo voluti essere cacciati qualche anno fa, però devo dire che è più facile, no? Adesso sarà un po' più facile dare prova di quello che si è sul piano professionale. Non era così scontato reggere